scritto: sono tre gli avvenimenti che fanno ancora ridere di me. Quando ero piccolina avevo un caratterino, un bel caratterino, e tant'è che un giorno con il passeggino e con una bambola volevo già andare via da casa. Primo episodio. Giocavo con il bambino vicino di casa e si stava facendo tardi, così il papà di questo bambino si è avvicinato a noi dicendo che ormai era tardi e che dovevamo entrare. Così io seriamente mi alzo in piedi, lo guardo negli occhi e dico: ah sì? E tu chi sei? Il figlio della gallina bianca? Secondo episodio. Ero sul balcone, giù accanto alla mia abitazione, viveva Lorenzo, un bambino biondo che quel pomeriggio aveva deciso di comprare le scarpe nuove. Mi girò e disse: Giorgia, guarda, io mi sono comprato le Bull Boys. E io, per non dargli la soddisfazione, gli risposi sì, e io ho comprato le scarpe con le luci. Fu così che iniziò a piangere Lorenzo, gridando fuori: mamma, Giorgia ha comprato le scarpe con le luci. Comunque non era vero, era solo per non dargli la soddisfazione. Terzo episodio. Un giorno vengono a trovarci la mia cugina e suo marito. Per farmi un dispetto, lui continuò a dire: ora prendo le forbici e ti taglio i capelli, ora prendo le forbici e ti taglio i capelli. Ma l'ho ripetuto più di una volta durante il pomeriggio. Allora, stanca di sentirlo, decisi di andare a prendere le forbici e mi tagliai da solo i capelli. Così poi andai in cucina e dissi: ecco, mi sono tagliati da solo i capelli, così non me lo devi ripetere più. Mia madre voleva uccidermi, però tutti insieme sono fatti una grossa risata. L'aneddoto non è della mia infanzia, praticamente riguarda il mio primo viaggio in aereo e dovevamo andare a Parigi con degli amici e stavamo facendo il check-in. Quindi, vabbè, io a parte la valigia avevo portato un beauty con un sacco di prodotti, shampoo, creme, trucchi, un sacco di cose. In realtà poi passo sul nastro sto beauty e praticamente l'hostess, la tipa, guarda in maniera proprio arrabbiata, meravigliata. Salvatore dice: di chi è questo beauty? E Salvatore dice: è mio. Quella, vedendo trucchi, poi l'ha aperto, è uscito tutto fuori, trucchi, cose, ancora più meravigliata, incazzata nera, vabbè, Salvatore ovviamente è incazzatissimo, arrabbiatissimo, insomma, poi alla fine l'abbiamo messo in stiva il beauty. Arriviamo a Parigi, la valigia non mi è mai arrivata, però il beauty mi è arrivato. Mio nonno era un bambino, aveva neppure 8 anni. C'era un altro bambino che era un po' più grande che lo insultava e insultava anche tanti altri ragazzini. Parliamo degli anni 40, eh? Ogni volta che lo vedeva lo chiamava e gli faceva una sonora pernacchia. Un giorno mio nonno si fece coraggio, lo chiamò, si avvicinò e prese una pietra grande e gliela spaccò in testa. Da allora quel bambino, ogni volta che incontrava mio nonno, cambiava strada. E tutti i bambini che venivano tormentati da quel bimbo cattivo ringraziarono. Penso, c'è Questo è poco da fare, come l'inizio rimedio al bullismo lo vedo un po' estremo, però insomma anche radicale, però in secondo definitiva quando me elimini il bullo, elimini il bullismo in un certo parliamo degli anni 40, parliamo che non c'erano tanti studi, però purtroppo oggi potremmo parlare tanto su questo argomento.